Oggi voglio regalarvi un pezzo di me. Tutto era nato da quando io da piccolino iniziavo a suonare le pentole, a fare dei ritmi su queste pentole dei miei nonni soprattutto. Poi sicuramente i miei genitori mi hanno comprato qualche strumentino di plastica, anche regali che non erano giocattoli, che non erano degli strumenti, tipo un fucile poteva tranquillamente per me diventare un bel foto di traverso. E questo è per farvi capire la mia passione, la grande passione da piccolissimo, da sempre. E niente, piano piano, la banda ho notato, mi ricordo, la banda che è sempre stata una bella scena, una bella cosa per me. Mi raccontavano quando ero piccolo, io seguivo questo suono della banda, suonavo e correvo dietro, mi affascinava, mi piaceva tanto la banda. Poi ho avuto la fortuna anche di suonarci, a 8 anni essere il primo tamburo della banda. Diciamo che la musica aveva scelto me, che non so come, ma quando ero piccolissimo, io non riesco neanche a ricordarmi, la musica aveva scelto me. Lo studio della musica, vabbè, lo studio della musica per me è stato particolare perché all'inizio mi vergognavo, non era, diciamo, normale per me vedere qualcuno che mi osservava, eh. Addirittura anche il mio maestro di batteria facevo uscire fuori qualche volta. E pur di suonare e di sfogarmi, di rilassarmi. Cerco di ricordarmi la mia infanzia. Non ricordo mai un momento senza una bacchetta in mano o dei cucchiai, quelli di legno che si usavano prima in mano. Se io penso alla mia infanzia, non riesco a ricordarmi bene in realtà, però ricordo la banda, scuola di musica, orchestra, banda Gentile di Lucania, a Matera. Quello sono i miei ricordi, a parte la spensieratezza da bambino. La musica mi ha sempre accompagnato nella mia vita e mi ha anche, diciamo, aiutato a superare molti periodi difficili. La scuola, la dislessia, che poi dopo si è scoperto che era dislessia, ma all'inizio non si conosceva, quando ero piccolino io, e fino a quando in realtà gli ultimi studi che ho fatto alle superiori, la dislessia era ancora un po' così, non conosciuta al 100%. Le scuole medie, mi sono iscritto alla Turraca, che era anche, potevo anche fare musica. Purtroppo non c'era né percussione né batteria, perché è iscritto al canale sa che io sono un percussionista e un batterista. E quindi mi sono iscritto a clarinetto, per fare clarinetto, solo che a parte il pianoforte e la chitarra, era quello che un po' mi incuriosiva, però alla fine, se ricordo bene, ho suonato le percussioni della batteria per tutti i miei compagni, i saggi e comunque. Quindi la batteria e le percussioni sono rimaste sempre. Incomincia a fare un po' buio, ora vediamo se. Ecco qua. Dopo le scuole medie, è arrivato il momento dopo gli esami di scuola media, che non è stato, ecco, all'inizio c'è sempre quella paura, come tutti gli esami. Mi sono iscritto al liceo musicale e quando mi sono iscritto al primo anno in realtà era da poco che si era iniziato, c'era solo una classe, erano da pochi anni che c'era e ho avuto la grandissima fortuna di avere nella mia città, a Torraca, che ho fatto musica e poi il liceo musicale. E lì naturalmente mi sono iscritto a batteria e percussioni, facevo percussioni lì come strumento, però la mattina si faceva anche musica insieme, ho tantissime belle attività e altre invece più pesanti, la teoria che era un po', diciamo, non semplicissima. Oltre alle materie che stavo citando, musicali, c'era una particolare che mi attirava tanto: tecnologie musicali. Cos'è questa tecnologie musicali? Per me è una cosa nuova. E si studiava l'audio, la parte sonora, psicoacustica, elettroacustica, programmazione, la studio di filologia della RAI di Milano, si studiava anche alcune cose molto difficili, molto particolari, però io ho sempre avuto un po' la passione per la tecnologia oltre che per la musica. E tecnologie musicali mi univa la musica e la tecnologia, quindi cosa di meglio?
Ma la realtà, la cosa vincente è stata il docente, cioè il maestro giusto molte volte fa la differenza. Allora, credo che ho avuto il miglior tecnico di Puglia e Basilicata e mi ha insegnato tutto, mi ha trasferito tutto l'amore, tutta la passione che io già un po' avevo dentro, l'avevo notato, e tutti i suoi segreti, tutti i suoi anni e anni di lavoro, è riuscito a trasferirmi e da lì ho iniziato a fare attività con la scuola, quindi per le assemblee, per i saggi, poi dopo anche per la consulta, ed è iniziato appena, io mi ricordo quando ho fatto 18 anni, per me non è stata una grande festa, avevo quei pochi amici, più dal punto di vista musicale, soprattutto quelli fidati erano pochi, però da quel momento, però per me fare 18 anni è stato importante perché potevo iniziare a lavorare, e quindi dopo che ho fatto 18 anni, invece di fare soltanto le cose per la scuola, scuola-lavoro, quelle cose lì, ho iniziato a lavorare per i service, e da lì è tutto andato un po' in salita, perché la scuola finiva, quindi le difficoltà finivano con la scuola, perché al di fuori, a parte qualche piccolo problema per parlare o per fare i conti, ma tanto abbiamo sempre col telefono in mano, qualcosa che ti può dare la dislessia, problemi di linguaggio, ma in realtà nella musica erano tutte cose in più. Qui si conclude una bella parte del mio racconto della mia vita, e non so chi di voi ha visto un unboxing del treppiedi per telefono, però sto usando quello lì per fare questo vlog, questo video di musicale della mia vita. Spero che si veda bene, soprattutto le parti vloggate sono con la fotocamera interna del telefono, invece le parti, diciamo, di cui non ho il telefono in mano, sono fatte con la parte, diciamo, più con le fotocamere esterne. E niente, la parte più importante l'avete ascoltata, però non è finito qui, perché ci sono state tante battaglie con la scuola, che forse un giorno vi racconterò, ma di quello che questo vlog vuole parlare, della musica, la mia grande passione per la musica, che dopo il liceo musicale non poteva che andare al conservatorio, non so se tutti lo conoscete, l'università per musicisti, e lì mi sono iscritto a percussioni già da quando ero più piccolino. Prima c'era il vecchio ordinamento, non era ancora l'università, e lì praticamente erano 8 anni, 10 anni che si studiava, adesso ci si fa 3 anni alla biennale. È stata tosta anche percussione, perché non sempre trovi il docente giusto, come vi raccontavo prima, però sicuramente sono passato a fare altro, quindi dopo l'inizio della faccenda di ecologie musicali non potevo che iniziare a fare qualcos'altro. Cosa potevo fare? Si apriva il corso, o almeno diventava più famoso altri corsi. Io mi sono iscritto a musica elettronica, c'era musica applicata, e poi dopo è uscito adesso, sto facendo tecnico del suono, però all'epoca c'era soltanto musica elettronica, musica applicata. Quindi mi sono iscritto a questi corsi e ho fatto il triennio e il biennio, mi sono diplomato, ho preso il diploma per il triennio e poi il diploma per il biennio, quindi è stato un grandissimo traguardo, e sicuramente non si finisce mai di imparare, e quindi ci saranno altre cose da raccontare, sia dal punto di vista musicale che non.